Oggi 14 marzo 2014 inauguriamo la nona delle mostre del progetto Arte 52. Si tratta di una mostra imponente dal titolo Arrasto, un titolo sardo, ma per una mostra che ha anche i caratteri, certi connotati di tipo orientaleggiante. Nonostante quindi le tematiche siano quelle del ricordo dell'artista, dei sentieri che lui ripercorre nella propria vita, si nota un'influenza orientale nell'uso delle canne, che sono le canne della Sardegna, ma sono anche le canne dei monasteri zen, dei monasteri buddisti, che in un certo senso rientrano all'interno della sua ricerca pittorica, così come rientrano lo studio dei nativi americani. Insomma, una mostra che partendo dalla Sardegna poi ci porta in quello che è una visione fondamentalmente del mondo completa. Sergio Buzzo è l'autore, è un autore di San Gavino che si sta caratterizzando per grandi mostre a tema. In particolare di questa mostra notiamo l'imponenza degli allestimenti di queste grandi tele e l'unicità del lavoro. Questa mostra al 100% viene presentata per la prima volta qui. È vero che ci sono alcune tele che fanno parte di altri cicli pittorici, ma perché questa mostra è anche un ripercorrere quella che è la sua storia artistica e soprattutto la storia di cuore e di passione che lui mette nell'arte pittorica. Spero possa piacervi come tutte le altre e vi invito a continuare a venire. Devo dire che stanno andando tutte molto bene, io di questo devo assolutamente ringraziare tutto il pubblico che sta venendo costantemente e ci sta sostenendo. Grazie. Intanto volevo complimentarmi per l'iniziativa in generale, quello che state facendo, perché è una mostra importante, non solo per gli artisti se stessi, ma anche per l'intera Sardegna, non solo per l'intero territorio. Complimenti davvero, è una bella mostra, una bellissima iniziativa, le iniziative culturali sono sempre bene accette da parte di tutti, anzi non solo bene accette, ma sono proprio, ci auguriamo che avvengano con tempismi e frequenze molto più spesso di quanto invece accade ultimamente. Sicuramente l'opera del nostro artista si è molto bella, io l'ho vista niente prima, devo dire che alcuni di questi quadri, di queste opere sono davvero stupende, ricalcano quelle che sono le origini, le nostre tradizioni e ci portano anche alla contemporaneità, a quello che accade nel mondo, quindi è davvero una grande opera. Vorrei innanzitutto ringraziare l'artista degli Arrasti, Sergio Buzzo, per la sua scelta coraggiosa e determinata di lavorare e osservare il mondo da San Gavino, paese in cui è nato, invece che da un qualsiasi altro posto che gli avrebbe dato sicuramente più visibilità e riconoscimento. E il suo attaccamento alla comunità con la sua profonda sardità ci onora e ci arricchisce moltissimo. È un artista che io considero veramente universale, la sua predisposizione artistica io la definisco universale, ho detto che io non intendo assolutamente di arti figurative e pittoriche, per la sua propensione innata al mondo, ai suoi popoli, agli uomini umili così come quelli che rappresentano un mito, un ideale e quindi lui raffigura sicuramente il bisogno più che mai sentito oggi di conoscere la braccia di altre culture. Posso dire senz'altro che la cifra di questo artista è grandissima, non appare soltanto come un pittore ma anche come un uomo di teatro, ecco, perché riesce attraverso le sue immagini a collegare mille pensieri per raggiungere quello che è il vero scopo dell'arte, che è quello della bellezza. Tutte queste opere mirano alla bellezza attraverso i loro argomenti. L'argomento
di questa mostra, come dice lo stesso titolo, che racchiude in sé tutte le opere che sono compiute, però non devono ancora avere compimento nel raggiungimento totale della bellezza assoluta. Lo scopo di questa mostra è quello appunto di raggiungere il bello, di soddisfare esteticamente l'osservatore, ma soprattutto quello di farlo attraverso le tracce del passato, che lui chiama giustamente arrastus, parola che in sardo acquista anche una dignità maggiore, quindi un maggior contenuto di significati, perché oltre a lasciare il segno vero e proprio, lascia tutto ciò che appartiene all'umanità, persino l'odore della persona, quindi la presenza della persona, che noi troviamo un po' dappertutto, anche in quelle opere che oggi appaiono anche prive di umanità, come in questo caso, dove è messo in maggior risalto quell'elemento che ha un po' portato l'artista ad avere una ispirazione particolare, diversa dal solito, che è quella del male, quella dell'inganno, quella del sopruso, quella dello strapotere, insomma, che schiaccia la personalità e l'uomo stesso. E lo fa attraverso questa serie di ellissi, di nodi, di trecce che si annodano e penetrano nell'oggetto e penetrano persino nella persona, come vedremo in altri dipinti, e che lui cerca di superare appunto con questa idea del bello che vuole raggiungere, e raggiungere senz'altro attraverso queste grandi opere. Io sono Sergio Puzzi, sono pittore di San Gavino, e in questa circostanza così bella, enorme, questo museo della Sacrona Rubia, sto presentando un ciclo pittorico che mi riporta i miei 40 anni, Arrasto, tracce di un percorso di vita, dalle mie umili origini fino all'omaggio a Michelangelo, il che vuol dire, con questa mostra io sto chiudendo le mie esperienze figurative, vado verso una ricerca sempre più sperimentale, e dall'altra mi chiude un ciclo di 15 anni di mostre a tema, perché ho fatto grandi mostre a tema. Prima erano gli indiani d'America nel 2000-2003, poi c'è Scuri Gadroge, omaggio alla civiltà contadina, molto bella. Poi c'era l'Africa, una grande mostra nelle grandi contraddizioni del popolo africano. Poi sul ritratto, dal personaggio umile fino a toccare Jimi Hendrix, Patti Smith, la Delenda, Gramsci. E poi arrasto tracce e chiudo questa esperienza di mostre a tema che mi ha comportato 15 anni di ricerca, di lavoro, molto intenso, però piacevole, l'arte anche questa, perché l'arte ha un pregio, ti esclude momentaneamente, poi ti dà la possibilità di essere con gli altri, perché diventa un fatto anche egoistico dell'artista, per poter sviluppare queste argomentazioni, queste tematiche, queste tecniche. Da notare che io spazio nelle tecniche proprio perché l'idea della ricerca continua. Mentre andiamo a un monocromo come la civiltà contadina, l'omaggio al mio paese, San Gavino, che è un paese rinomato per quanto riguarda lo zafferano, e per me diventa quasi una festa questa civiltà di un passato così lungo. Quindi, continuando in un percorso di sintesi diverso arrasto di queste tracce, per dire molto interessante, laddove noi abbiamo la civiltà contadina, però ho voluto inserire questo elemento che dà anche l'idea dei suoni, l'armonia della civiltà contadina. Oltre c'è quest'opera che è molto significativa perché forma in divenire. Nonostante questa idea, queste forme in divenire, la massa vorace ha già preso possesso di questa realtà della vita, della società. Qui c'è un flash sull'Africa, il guerriero Masai, molto interessante, che fa parte di quella esperienza di cui parlavo prima. E poi qui c'è una sintesi del mio percorso che mi sta portando oltre al rastro, che è l'idea dei zero interessi. E qui c'è una figurazione, ciò che rimane, la parte astratta, secondo me, un po' cubismo, però lì c'è il cotogno, quindi la ferita della natura.
casa cerca di distruggere, e qui ci sono alcuni ricordi di una musicalità, quindi anche attraverso questa esperienza la musica diventa cosa? Un qualcosa da eliminare, perché l'armonia e la bellezza, forse, in una società di mediocri disturbano. Quindi niente, continuando in questo percorso pittorico, poi c'è nella parte centrale, io ho voluto rappresentare questa installazione dal titolo molto semplice ma profondo, Rossa Passione, che è l'idea, no? Che nella madre terra, con le zucche, quindi i materiali umili di una civiltà contadina, si sviluppa verso la base, nella parte centrale ci sono le canne della civiltà contadina, e nella parte centrale c'è questo braccio che diventa la mano, la purezza, la mano bianca, la purezza dell'arte, e diventa tutto pittorico, ma verso l'alto. Quindi questa passione, che può essere la passione della vita, delle esperienze politiche, comunque dell'amore, quello che è comunque il senso bello del vivere. Quindi la nostra passione è molto bella.